acquisto che è Timothy Nocchi. È un calciatore che avevamo seguito anche quest'estate, era nelle prime opzioni di scelta quest'estate, poi per accontentare l'allenatore precedente avevamo virato su Colombi e come c'è stata l'opportunità di riavviare i contatti già presi quest'estate, adesso abbiamo subito perfezionato l'operazione sia per accontentare l'uscita di Colombi e al tempo stesso per accontentare noi stessi, che comunque sia è un portiere che noi riteniamo un portiere di prospettiva che può fare al caso nostro. Altre novità imminenti? Ieri parlavi di Improta che era quasi fatta, ci sono novità? Come avevo detto ieri, avevo detto entro il fine settimana si sarebbe sbrogliata la matassa, confermo quello che ho detto ieri, entro domenica penso che l'operazione sarà definita. De Rose? Rose è un discorso diverso perché c'è un calciatore in cambio che deve uscire da noi e in questo momento il nostro calciatore sta. In questo momento non ha trovato l'accordo con la regina e quindi per il momento siamo in stand-by. Possiamo dire che è perna questo giocatore? È perna, sì. È perna. Come stava sul vago, ma ormai si sa. No, va bene, lo dite voi, io poi vi dico sì o no, però sì, è lui. Per quanto riguarda Raimondi, invece, per avere l'ufficialità del passaggio a Trapani, quanto manca? Lo deve dare il Trapani, il Ufficiale. comunicato ufficiale. Non dobbiamo darlo noi. È ufficiale, Se lo. ma è una cessione definitiva o un prestito? Allora, qui bisogna che spieghiamo, nel senso, allora noi quando avevamo fatto l'operazione Raimondi per Rocchi. tesserare Rocchi, avevamo fatto contestualmente una risoluzione del contratto con un rinnovo di un anno e mezzo di contratto e questo contratto era in mano al calciatore e al suo entourage e l'accordo era che a gennaio avremmo depositato il rinnovo e sarebbe riaggregato con noi. Se ci fosse stata l'opportunità di andare a giocare nella sessione di mercato, questo tesseramento sarebbe avvenuto in prestito. Diciamo che è stata una libera scelta del calciatore e del suo entourage di presentarsi al Trapani come svincolato e quindi hanno preferito andare a titolo definitivo al Trapani. Io volevo chiedere invece, no, il discorso De Rose comunque diciamo, si può portare avanti anche nel caso in cui poi l'affare Perna solo nell'ottica di uno scambio? Assolutamente. Ed è già qui comunque il giocatore, è già a Padova. No. Ma l'hanno visto in Vabbè, albergo. l'hanno visto in era un albergo, sosia. ma non è qua, Non no. è al campo. Non è al campo. Albergo non fa No. campo. Però No. voglio dire, capano. Allora, il suo procuratore era fuori e ci siamo incontrati con il calciatore per vedere come la regina si è incontrata con l'entourage di Perna e noi ci siamo incontrati con il calciatore per fare una prima verifica diretta delle possibilità di fare il contratto. Quindi non ci sono problemi da parte vostra con De Rosa, insomma, c'è un'intesa? Ma noi l'operazione l'avevamo messa in piedi insieme alla regina e c'erano le condizioni iniziali per chiuderla. Però, ripeto, come ho detto prima, le parti in causa sono tre e se manca una delle tre l'operazione non si può concludere. Un'ultima cosa su Saman, che ieri Muti è stato molto cauto, ha detto non l'ho mai visto col pallone tra i piedi, non so se può esserci utile, però è stato tesserato, mi pare. È un calciatore che viene da un lungo periodo di inattività, è un calciatore giovane del 93 che ha avuto parecchi problemi fisici sia l'anno scorso che all'inizio di questa stagione, come avevamo detto precedentemente, è un ragazzo che ha fatto il lavoro fisico con noi, entro la fine del mercato lo tessereremo con noi, però non gli buttiamo addosso troppe aspettative perché comunque sia un calciatore giovane che noi prendiamo a prescindere adesso da questa stagione, ma è per un discorso di prospettiva. Poi se questa stagione riuscirà a darci una mano anche lui, bene, se no vedremo per gli anni successivi. È legato con il Parma questo acquisto o è indipendente? No, non c'entra niente. C'entra il Parma. No, no.
Il discorso De Rose si è chiuso così, voglio dire, ha fatto è andato via col suo procuratore, si ferma qui per qualche giorno nell'attesa che magari No, si no, no. sblocchi. Non è che lo vediamo in campo tra... No, no, assolutamente no.